18 maggio 85, 100 metri da qui, davanti alla fabbrica dell'ex Coca-Cola, partiva una con squadre, che sarebbe poi arrivata al velodromo Vigorelli di Milano. Nel quarantennale della vittoria del suo secondo Giro d'Italia, in occasione dell'ultima proiezione di Cinema e Sport a Villa Calcaterra Bussarsizio, l'iridato 1982 Beppe Saronni è stato omaggiato dal presidente del Panathlon La Malpensa, Giovanni Castiglioni, di una maglia rosa che stavolta si è guadagnato ripercorrendo i ricordi dei momenti salienti della sua carriera. E vince Lombardia con la maglia di campione del mondo, a Sanremo per distacco, e il Giro d'Italia con la maglia di campione, credo che sia impagabile.